Per riassumere i brevi cenni che abbiamo fatto sulla prefazione alla prima edizione della Critica della Ragion Pura, possiamo fare due riferimenti storici di storia della filosofia. Uno precedente a Kant ed uno successivo dal punto di vista cronologico a Kant. Usiamo questi due riferimenti celeberrimi come i due estremi all'interno dei quali si inserisce il discorso di Kant. Il primo riferimento è Sant'Agostino. Una delle sue famose massime diceva: In interiore homine habitat veritas, che significa la verità sta dentro l'uomo. Quindi, se io voglio scoprire la verità a tutti i livelli, non devo guardare fuori di me, ma dentro di me. In certo modo possiamo intendere la concezione trascendentale di Kant come un tentativo di rendere rigorosa questa massima che aveva scopi anzitutto religiosi di Sant'Agostino. E guardate, volendo, sarebbe facile dimostrare l'influenza di Sant'Agostino in Kant, perché Kant era figlio di pietisti. Chi erano i pietisti? Cos'era il pietismo? Era una corrente protestante ma antiluterana, devota ad una religiosità interiore, strettamente individuale, antidogmatica, antigerarchica, che per di più il pietismo, quindi per una volta la dimensione biografica ci aiuta anche per capire il pensiero, credeva alla conversione, a conversioni totali, un po' come San Paolo sulla strada di Damasco. E la rivoluzione copernicana di Kant è una vera e propria conversione, letteralmente una conversione, un cambio di prospettiva. Nella prefazione alla seconda edizione del 1787, così caratterizza la sua rivoluzione copernicana. Si è ritenuto sinora che ogni nostra conoscenza debba regolarsi secondo gli oggetti. Tutti i tentativi di stabilire su di essi, attraverso concetti, qualcosa a priori, mediante cui fosse allargata la nostra conoscenza, caddero tuttavia nel nulla. Per una volta si tenti dunque se nei problemi della metafisica possiamo procedere meglio ritenendo che gli oggetti debbano conformarsi alla nostra conoscenza, stabilendo qualcosa su di essi prima che ci vengano dati. Volendo, si potrebbe questa rivoluzione copernicana, che riconducevo ad un aspetto del pietismo, tradurre anche in termini psicologici. La famosa scuola psicologica d'inizio Novecento di nome Gestalt, psicologia della forma, Gestalt questo significa, parla di switch, proprio come l'interruttore, un cambiamento improvviso e radicale. Il secondo riferimento storico, invece, è successivo a Kant, il secondo estremo. Siamo nel 1921. Wittgenstein, il più grande filosofo del Novecento, insieme ad Heidegger, alla fine della sua opera giovanile, che poi anche l'unica che ha pubblicato in vita, l'altra pronta per essere pubblicata, verrà pubblicata alla morte, sono le ricerche filosofiche, si intitola Tractatus Logico-Philosophicus e finisce con
con una famosissima sentenza: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Che sembra la scoperta dell'acqua calda, no? Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Eh no, invece ha un significato molto vicino al concetto di limite di Kant. Kant è il filosofo che pretende di stabilire ciò di cui si può e ciò di cui non si può parlare in maniera sensata in filosofia. E il trascendentale sarebbe il dispositivo logico per compiere questa discriminazione, la quale sola sarebbe in grado di salvare la filosofia dalle proprie divagazioni indebite. Nella prefazione alla seconda edizione, importante è il distinguo tra due termini che non vanno confusi, perché hanno in Kant un significato tecnico. Uno è il termine intelletto, l'altro è il termine ragione. Che cos'è l'intelletto? Ce lo chiarisce l'esempio che fa Kant, nel quale ce lo riferisce alla logica. In che senso l'intelletto ha a che fare la logica, con la logica? Leggiamo. Il confine della logica è segnato con perfetta precisione dal fatto che essa è una scienza la quale espone in modo circostanziato e dimostra rigorosamente null'altro che le regole formali di ogni pensiero. Che la logica sia così ben riuscita è un vantaggio di cui essa è debitrice semplicemente alla sua limitatezza. Quindi la logica si autolimita perché si occupa solo degli aspetti formali del pensiero. Mediante questa, cioè la limitatezza, la logica è autorizzata, anzi obbligata, ad astrarre da tutti gli oggetti della conoscenza, quindi i contenuti, colori, tavoli, nuvole, e dalle loro differenze. Per la logica non c'è una differenza tra un tavolo o un gatto. In essa l'intelletto non ha a che fare con null'altro se non con se stesso e con la propria forma. Quindi l'intelletto è quella dimensione interna all'uomo riguardante i processi logici svuotati di ogni contenuto. Facciamo un esempio, che poi per Kant è quello più importante, come lo era per colui che lo stabilì, il principio dell'esempio che sto per fare, cioè Aristotele. E il principio che utilizzo come esempio di logica è quello di non contraddizione. Il principio di non contraddizione vale per un tavolo come vale per una nuvola. Non è interessato al fatto che esista nel mondo un tavolo o una nuvola.
non si può predicare di qualche cosa un'altra cosa e il suo contrario allo stesso tempo e secondo il medesimo rispetto. Molto banalmente, io di me stesso non posso dire che in questo momento parlo e sto zitto. Io posso dire in questo momento parlo e gesticolo, perché sono due cose diverse, il parlare e il gesticolare, oppure posso dire in questo momento parlo, fra un'ora sto zitto, cambia il fattore temporale, per cui deve cambiare o il predicato o il fattore temporale se i due predicati coinvolti sono opposti l'uno all'altro. Ma questo principio vale per me e la parola e il gesticolare come vale per il gatto, che non può essere allo stesso tempo sveglio e dormire. Quindi è un principio vuoto, non è interessato a un contenuto. Questa è la logica. E dice Kant, funziona la logica proprio grazie a questa sua limitatezza, perché è stata capace di rimanere entro il limite della pura forma, però non ci dà conoscenza. E che cos'è allora che ci dà conoscenza? Un'altra facoltà, questo è il termine che utilizza Kant. L'intelletto è una facoltà, in interiore homine avrebbe detto Sant'Agostino, dentro di noi, dentro l'uomo, e la ragione è un'altra facoltà. Una facoltà che trascende l'intelletto perché ha il problema di occuparsi di contenuti. Quindi potremmo dire che la ragione è intelletto più contenuto. E allora la dimensione della conoscenza ha a che fare con la ragione. La domanda, se è chiaro che cos'è l'intelletto e come si differenzia dalla ragione, la domanda a questo punto che dobbiamo farci è in che cosa consiste il contenuto, i contenuti della ragione, gli oggetti che in aggiunta alla struttura intellettuale consentono alla ragione di conoscere. Conoscenza in senso tecnico per Kant si ha quando si passa da giudizio analitico al giudizio sintetico. Cioè, quando si passa dal vuoto della logica, che può essere anche il vuoto di una definizione. Per esempio, se io dico scapolo è non sposato, questo è un giudizio analitico, perché la definizione di non sposato rientra in scapolo, per cui che dica quella persona è scapolo oppure quella persona è non sposato, non arricchisco la conoscenza di nulla. Quindi devo aggiungere ad una condizione un'altra condizione e fare una sintesi. In quel caso aggiungo una conoscenza, ottengo una conoscenza. Devo fare una operazione. Quindi, torniamo alla domanda. Quali sono gli oggetti, i contenuti della ragione? In termini generalissimi, i contenuti della ragione, ciò che sta dentro la facoltà della ragione, sono i fenomeni. Ossia, ciò che appare
nella ragione, che il termine fenomeno qui ha un significato generalissimo, perché fenomeno in greco vuol dire per l'appunto questo, ciò che appare. Pertanto la ragione, per definizione, ha a che fare solo con apparenze. Queste apparenze non vanno sottovalutate, cioè non vanno intese come illusioni, ma vanno intese come le uniche esperienze possibili. Ossia, Kant traduce in termini fenomenici che escludono ogni rapporto diretto con il mondo le vecchie idee o sensazioni di tradizione empiristica. Insomma, se nell'empirismo avevamo due fattori, da un lato il soggetto della conoscenza e dall'altro l'oggetto conosciuto, e i fenomeni, li chiamerebbe Kant, ma possiamo dire le idee, avrebbe detto Locke, oppure le sensazioni, servivano da trade union tra oggetto e soggetto, in Kant non abbiamo nulla di tutto questo, se non un soggetto, inteso però in termini non psicologici, in termini non concreti, un soggetto inteso come portatore di una dimensione trascendentale, di una facoltà razionale, all'interno della quale si dislocano i vari fenomeni. Ma, e questo è il punto fondamentale, se i fenomeni, ossia tutto ciò che si presenta per definizione alla ragione, sta solo all'interno del soggetto, allora non possono essere prodotti dal mondo esterno. Allora possono essere prodotti solo dal soggetto. Con questo si intende tradizionalmente l'idealismo moderno, cioè il soggetto che produce ciò che conosce. Perché il soggetto deve produrre ciò che conosce? Perché per conoscere ha bisogno della ragione, ma la ragione non può presentare nient'altro che fenomeni, cioè nient'altro che apparenze, che cose che appaiono alla ragione stessa. Insomma, la ragione non può uscire da se stessa. Costituisce il limite, queste sono parole kantiane, di ogni esperienza possibile. Come faccio io ad avere un'esperienza togliendomi di mezzo? Non posso. Io posso avere un'esperienza solo se io ho un'esperienza. Non ci fossi, non esistessi,
non potrei avere nessuna esperienza. Ma chi sono io dal punto di vista conoscitivo? Non sono un soggetto biografico, storico, ma sono anzitutto il portatore di un apparato razionale, di una facoltà della ragione. Ma se si vuole si può anche semplificare ulteriormente: io non sono nient'altro che il portatore di fenomeni, di apparenze. Di ciò che io dico, tavolo, foglio, bottiglia, ma che non sono né tavolo né foglio bottiglia, bensì fenomeni che poi concettualizzo, caratterizzo, nomino come tavolo, bottiglia e così via. E non posso uscire dalla fenomenocità, dall'apparire di quelle che chiamo cose. Questa è la mia croce, ma è anche la mia delizia, perché è anche ciò che mi consente di conoscere. In Kant, questa è una cosa molto, ci rimanda all'ambito greco antico della tragedia, cioè una cosa che non può essere risolta. Avevo già evocato questo termine della tragedia antica per quanto riguarda il desiderio della ragione di conoscere al di là delle sue possibilità. Adesso però richiamo la tragedia per un altro motivo, perché in Kant ciò che ci fa conoscere è anche ciò che ci impedisce di conoscere. Ciò che ci fa vedere è anche ciò che ci rende invisibile il mondo, la realtà. In che senso? In che senso che non si capisce Kant se non si capisce che ciò che ci fa vedere è la stessa cosa che ci nasconde il mondo? Perché se io posso conoscere soltanto attraverso il mio apparato cognitivo, chiamiamolo così, con un termine che non sono kantiani ma forse risultano più chiarificatori, se io posso conoscere solo attraverso il mio apparato cognitivo, allora io non potrò mai conoscere il mondo, ma potrò conoscere soltanto il mio apparato cognitivo. Per cui da un lato conosco, grazie all'apparato cognitivo, ma dall'altro, proprio a causa di questo apparato, non posso conoscere il mondo. Questo significa che per Kant il mondo non esiste? No, tutt'altro. Anzi, il fatto che non possa uscire dai fenomeni, il fatto che non possa uscire da un reticolo di apparenze, dimostra proprio, per definizione, perché se c'è un'apparenza ci deve essere anche qualcosa al di là dell'apparenza. Un po' come se noi guardiamo in uno stagno un'immagine, ci deve essere una cosa che fa quell'immagine. Io vedo solo quell'immagine, ma deve esserci una cosa che in qualche modo proietta l'immagine sullo stagno. Ecco. Quindi per Kant esiste, e come il mondo. Solo è in sé, lo chiama, in sé. È noumenico, cioè se ne sta in una dimensione a priori inattingibile. E l'errore millenario della filosofia, a partire da Platone in poi, è stato quello di trattare noumenicamente solo ciò che era fenomenico. Cioè, l'errore di tutta la tradizione filosofica è stato quello di considerare cose in sé, vale a dire reali in senso assoluto e indipendente dal soggetto conoscente, quelle cose che invece andavano considerate per quello che sono, ossia prodotti del soggetto conoscente, ossia fenomeni. Ecco dunque che
i grandi oggetti tradizionali della metafisica, Dio, libertà, immortalità, non potendo essere oggetto di esperienza, non potendo essere fenomeni. Non si può avere un'esperienza fenomenica di Dio, non si può avere un'esperienza fenomenica della libertà, non si può avere un'esperienza fenomenica della immortalità, non si può avere un'esperienza fenomenica dell'infinità del mondo e così via. Diciamo la frase di Wittgenstein di prima: ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Quindi filosoficamente non si può dire nulla di sensato di queste cose. Allora significa che Dio non esiste? Che la libertà non esiste? Che l'immortalità non esiste? Kant sospende il giudizio da un punto di vista strettamente trascendentale, cioè riguardante la critica della ragion pura. All'altezza di una critica della ragion pura, di queste cose che, ripeto, costituiscono i temi classici della filosofia di ogni tempo, non si può e non si deve dire nulla, perché non sono suscettibili di esperienza fenomenica. Questo è il suo criticismo: mettere tra parentesi Dio, libertà, immortalità, infinità, in quanto non riducibile ad esperienze. Che tipo di esperienze? Esperienze fenomeniche. Che cos'è il fenomeno? Un prodotto della ragione. Ora, un altro termine tecnico che va ben identificato è quello di intuizione. L'intuizione è il fenomeno quando diventa oggetto all'interno del processo conoscitivo. Se volete, è il materiale della conoscenza, l'intuizione. Però sempre siamo sempre dentro il trascendentale, eh? Cioè siamo sempre dentro una dimensione a priori che non necessita dell'apporto del mondo. O meglio, io posso toccare benissimo questa cattedra, ma la tocco soltanto tramite il filtro di tutto il mio apparato cognitivo. All'interno di questo filtraggio, l'intuizione sarebbe la base che poi viene elaborata con le categorie.